Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi di nuovo con un tutorial e questa volta mi sono voluta ispirare all'animale del segno zodiacale cinese per il 2013, ovvero il serpente. Io non sono amante dei serpenti, anzi ne ho un terrore terribile. Mi ricordo da piccola una volta di aver visto un serpente e sono rimasta pietrificata dalla paura, per cui non è perché io ami il serpente in quanto animale domestico, non lo so, ma perché credo che il serpente sia uno di quei appunto di quegli animali che ha sempre dei colori bellissimi, dei colori sgargianti, poi con le scaglie quei colori diventano ancora più belli e vibranti, e quindi ho detto perché non unire il fatto della celebrazione dell'anno del serpente con i colori dell'animale serpente, ed eccomi qui con questo tutorial. In questo video vedrete utilizzare un po' di prodottini di una nuova marca che si chiama Wycon. Se trovate la Wycon nella vostra città, andatevi a fare un giro perché ha delle cose davvero carine e molto interessanti. In particolare mi sono innamorata di questa tinta per labbra. In realtà non so se sia proprio tinta per labbra gloss, perché se la provate sulla mano comunque macchia, per cui è un gloss tinta per labbra di questo bellissimo color rosso aranciato che sarà uno dei colori diciamo must have per questa primavera. Infatti, se l'anno scorso e negli anni passati in primavera abbiamo visto sulle passerelle trucchi molto leggeri, molto tenui, colori pastello e nude, quest'anno invece i colori che sono stati proposti sulle passerelle sono tutti colori molto forti, molto vibranti, quasi un ritorno agli anni 80, e quindi anche le labbra ne fanno da protagonista con colori molto forti e molto sgargianti. L'idea che c'è dietro a questo trucco è il fatto di realizzare un serpente che illusionisticamente si adagia sulla palpebra. E questo è il risultato finale. Spero che il tutorial vi possa piacere. Io vi mando un bacio e vi lascio alla realizzazione. Always lucky, so lucky, lucky, so far.
E come sempre con le labbra il tutorial è terminato. Spero che vi sia piaciuto, anche se è un trucco un po' artistico. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!